È una strada bellissima, già il nome stesso, l'Alpe, la strada della Luna che passa sotto l'Alpe della Luna, che unisce in maniera più sinergica, più forte, le due province, Pesaro Urbino e la provincia di Arezzo, che sono due province importanti nel nostro territorio di due regioni importanti come sono la Toscana e le Marche. La provincia di Arezzo ha firmato un protocollo d'intesa per la strada della Luna assieme alla provincia di Pesaro Urbino e i comuni di Borgopace, Bagliate d'Alda e Sestino. Questa strada infatti collega le due province e i tre comuni. Veramente una strada fondamentale, perché è una strada di collegamento che può permettere veramente a questi tre comuni, sono tre comuni marginali, delle aree interne, quindi più disagiate e più in difficoltà, di avere una viabilità sicura che possa sviluppare in maniera ancora più forte soprattutto quel turismo che per loro è economia e è benessere. E quindi in maniera pragmatica la provincia di Arezzo e quella di Pesaro Urbino hanno deciso appunto di assumersi la responsabilità, quindi di fare una scelta politica forte dopo 20 anni, e questi sindaci chiedono alle province di prendersi in carico questa strada, di trovare finanziamenti, di pensare alla progettazione, alla realizzazione delle opere e poi alla presa in carico a patrimonio delle province appunto di questi tratti di strada. Grazie a questa cosa saranno concretizzati interventi per la riqualificazione della strada della Luna in modo da consolidare il suo ruolo di viabilità interprovinciale ed interregionale a forte vocazione turistica. La strada è messa male, è naturale che la convenzione, l'accordo nasce su questo, che andremo a firmare per risistemare questa strada, ma passandoci, dico, qualche settimana fa c'era dei colori dello scotano che erano stupendi, cioè lì uno si immerge nella natura e o a piedi o in bicicletta, anche in auto naturalmente, a piedi in bicicletta è un percorso stupendo.